Buongiorno e bentrovati a Pubblica Utilità, la rubrica di Liberi oltre le illusioni STEM, dedicata alle industrie a rete, alla concorrenza, all'energia, eccetera. Ci siamo occupati tante volte dei temi legati alle politiche ambientali e al modo in cui l'Unione Europea, sta cercando di ridurre, le emissioni di gas serra. Una delle misure più recenti, entrata in vigore all'inizio di quest'anno, è il cosiddetto CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism, che è una sorta di dazio sulle importazioni da paesi che non hanno politiche climatiche o che non hanno politiche climatiche comparabili a quelle europee e che dovrebbe riflettere il contenuto di carbonio dei prodotti importati. L'idea di fondo è in sostanza fare in modo che i produttori esteri non traggano vantaggio dal fatto che in Europa abbiamo delle politiche molto restrittive, mentre altri paesi sono meno attenti, meno concentrati, meno ambiziosi riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2. Sembra tutto molto facile, molto lineare, molto sensato, ma come sempre in questi casi è nei dettagli che si nasconde il diavolo, anzi in alcuni dettaglioni. Per affrontare questo tema ho chiesto di tenerci compagnia per la chiacchierata di oggi a Simona Benedettini. Simona non ha bisogno di presentazioni, chi segue Liberi Oltre, ma anche chi non segue Liberi Oltre la conosce bene. Attualmente è una consulente indipendente nel settore energetico, ma insomma, ha fatto tante cose nella vita, continua a scrivere sia lavori divulgativi sia lavori di ricerca, e tra i tanti temi di cui si è occupata c'è anche appunto quello del CBAM. Quindi, anzitutto, benvenuta Simona e grazie di essere qui. Ecco, Grazie a te Carlo e grazie a Liberi Oltre per l'invito. allora io partirei proprio dalle basi, perché magari chi ci segue non è ben dentro a questo dibattito. Cos'è il CBAM e perché è stato introdotto? Allora, intanto l'acronimo CBAM sta per Carbon Border Adjustment Mechanism, quindi come dicevi tu è un meccanismo di aggiustamento dei prezzi del carbonio alle frontiere. Questo che cosa implica? Sostanzialmente, come dicevi tu prima, con questo meccanismo adottato nel 2023, la Commissione europea vuole evitare che i paesi extraeuropei, dove vige una legislazione meno stringente in termini di emissioni, appunto, clima alteranti, possano quindi trarre beneficio dalla mancata, un beneficio, si intende ovviamente in termini di natura competitiva, un beneficio quindi dal fatto che in quegli stessi paesi o si applicano, diciamo, prezzi del carbonio meno stringenti, nella forma di carbon tax piuttosto che appunto negoziazioni, quindi meccanismi basati su negoziazioni di mercato come il nostro UATS mechanism, appunto, oppure diciamo senza applicare alcun prezzo quindi del carbonio. Questo è uno strumento che verrà applicato, che viene applicato in due fasi distinte. C'è una prima fase, detta fase transitoria, che trova applicazione fino a gennaio 2026, dove sostanzialmente le imprese europee operanti nei settori della chimica, dei fertilizzanti, dell'acciaio, del ferro, e di altri settori dove vi è, quindi anche quello dell'elettricità, dove vi è quindi un'intensità carbonica molto elevata, dovranno dichiarare sostanzialmente le emissioni dirette e indirette legate, diciamo, generate dalla produzione in paesi terzi dei beni appunto che queste importano. Scusa se ti interrompo, perché questo hai toccato un tema importante. Quindi il CBAM non si applica a tutti i prodotti di importazione, ma soltanto ad alcuni settori, alcuni che sono stati identificati Esattamente. sulla base di qualche criterio, insomma. Esattamente, il regolamento che ha introdotto il CBAM introduce un elenco sostanzialmente di beni che solitamente diciamo, non sono dei prodotti finiti, quindi, ma sono sostanzialmente beni nella forma di appunto, input per la produzione di altri beni che ricadono quindi in alcuni codici specifici della cosiddetta nomenclatura combinata, che è sostanzialmente una tassonomia di codici che regola gli scambi doganali appunto, nei paesi Per capirci europei. sostanzialmente i codici Ateco, ecco. No, non Sì, no, proprio. non coincide, ma una cosa simile, ovviamente. Esatto, Sì. una cosa simile a codice Ateco e quindi appunto rispetto a questo elenco di beni indicati appunto nel regolamento della Commissione europea, le imprese hanno l'obbligo di dichiarare appunto le emissioni dirette e indirette. Che cosa significano? Che cosa si intende per emissioni dirette e indirette? Le emissioni indirette sono quelle generate dal consumo di elettricità che avviene negli stabilimenti dei paesi terzi dove i beni importati
dalle imprese europee sono prodotti. Le emissioni dirette sono le emissioni di CO2 generate da tutti gli altri, diciamo, fonti emissive diverse, quindi dal consumo di elettricità. Ora, in questa prima fase, detta transitoria, che durerà fino alla fine del 2025, le imprese hanno soltanto l'obbligo di redigere un report da poi, diciamo, rendere disponibile mediante un'apposita piattaforma alle autorità competenti, per l'Italia l'autorità competente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa prima fase transitoria servirà e prodromica ad una seconda fase, che è quella definitiva che partirà dal 2026, dove, quindi sulla base delle informazioni raccolte, sarà possibile sostanzialmente associare quindi un valore a queste emissioni. Quindi che cosa accade dal 2026? Che le imprese continueranno europee a dichiarare che possono trattare le emissioni dirette e indirette generate dalla produzione in paesi terzi dei beni che importano. A ogni tonnellata di CO2 appunto emessa dalla produzione di questi beni in paesi terzi è associato un certificato, quindi sostanzialmente le imprese poi dovranno restituire, quindi rimettere quindi una montata di certificati pari alle emissioni appunto generate dalla produzione in paesi terzi dei beni che si importano. Se però quindi nei paesi terzi vige un meccanismo di carbon pricing nella forma, ripeto, di tassa, quindi piuttosto che appunto di meccanismo di mercato di pricing della CO2, da questi certificati bisogna appunto dedurre quanto già queste imprese, diciamo, corrispondono mediante il prezzo quindi che si pagano in termini quindi di prezzo della CO2 nei paesi terzi. Quindi il vero e proprio impatto di natura finanziaria si avrà a partire dal 2026. A oggi invece il CBAM sta determinando più un impatto di natura gestionale, organizzativa sulle imprese. Scusami, una domanda banale perché diciamo un ascoltatore che ha seguito il nostro dibattito dice: vabbè, finalmente l'Europa fa qualcosa per compensare questa asimmetria che c'è tra le politiche climatiche europee e le politiche climatiche degli altri paesi che sono meno aggressive, diciamo. Ma quindi fino a oggi non c'era nessuno strumento, nessuna politica che in qualche maniera poteva aiutare le imprese a colmare questo divario competitivo? Beh, no, in realtà non è così, nel senso che comunque già oggi in Europa vige un meccanismo quindi di pricing della CO2, che è appunto il meccanismo Emission Trading Scheme, ma oltre a questo il tema della competitività, e da qui poi che nasce, se vogliamo, no, il vero tema della perdita di competitività dell'Europa sui mercati globali, nasce dall'avere, a mio, diciamo, ovviamente modestissimo avviso, frainteso il fatto che la competitività, quindi anche nel campo dell'innovazione, quindi dell'Europa, nascesse e dovesse essere comunque perseguita esclusivamente mediante le politiche climatiche, con tutte, diciamo, le conseguenze che ne sono derivate e ne stanno derivando, che noi quindi conosciamo bene perché, insomma, ne abbiamo discusso più volte. Ecco, in questo contesto quindi cominciamo a far emergere alcuni punti sul SIPA. Il primo l'hai detto, è che c'è una difficoltà amministrativa enorme perché documentare l'effettivo contenuto, anche al di là del rischio di truffe, diciamo così, ma documentare l'effettivo contenuto carbonico di un prodotto che proviene da paesi terzi, che magari è fatto sulla base di un semilavorato che viene dal paese A, poi viene completato nel paese B, assemblato nel paese C e poi infine importato, può diventare estremamente, estremamente complesso. Dal punto di vista degli effetti di questo meccanismo, non tanto nella fase, diciamo, di adesso che appunto prevede essenzialmente paperwork, ma a regime, cosa ci si aspetta? Io, Carlo, se mi permetti, farei un passo indietro, nel senso che il tema della complessità amministrativa e poi soprattutto dell'effettivo enforcement di questo meccanismo, secondo me, diciamo, è un tema molto importante, no? Perché poi ne determina appunto anche l'efficacia ed è un po', diciamo, secondo me, questo l'esempio forse principe quindi di quella difficoltà dell'Europa poi di adottare delle politiche effettivamente, diciamo, implementate in modo effettivo, quindi da tutti gli stati membri. Per capire veramente come funziona e quindi anche rendersi conto veramente un po' della complessità, diciamo, per usare un eufemismo del meccanismo, la Commissione e quindi quelle autorità competenti richiedono per la stima delle emissioni dirette e indirette associate, quindi ai beni prodotti in paesi terzi e quindi poi importati in Europa, richiedono una serie di dati molto puntuali che hanno a che fare sostanzialmente con la mappatura, ok?
delle emissioni generate dai processi produttivi che avvengono negli stabilimenti, quindi degli esportatori, dei fornitori, quindi localizzati in paesi terzi. Quindi a questi fornitori viene richiesta una mole di informazioni abbastanza importanti che poi serviranno al paese, diciamo, all'importatore, diciamo, europeo o, diciamo, al consulente dell'importatore europeo per fare la stima di queste emissioni dirette e indirette. Ora, per questi fornitori, la raccolta di queste informazioni è un mero costo, quindi per cui, diciamo, a fronte di un mero costo non si capisce quale sia l'incentivo, diciamo, di questi fornitori a fornire dati accurati, punto primo. Questo determina un effort dal punto di vista organizzativo-gestionale delle imprese piuttosto importante. Inoltre, diciamo, una volta che, diciamo, supponiamo che il processo di raccolta delle informazioni di stima vada a buon fine, l'autorità competente avrebbe un obbligo di verifica sostanzialmente delle congruità di queste informazioni, ok? Ma anche qui, sostanzialmente, qual è la capacità di enforcement a fronte di migliaia e migliaia di dichiarazioni che vengono appunto generate? Due, diciamo, anche a fronte di eventuali incongruenze rispetto alle quali non c'è uno standard, non esiste uno standard per dire, no, questo valore è più o meno corretto, ma la cosa veramente assurda è che a fronte di dati incompleti o comunque non congrui, la sanzione viene applicata sull'impresa importatrice. Quindi è quando l'impresa importatrice non può sostenere il rischio di questa sanzione perché lei non ha nessun controllo sulla veridicità, diciamo, e correttezza, completezza di questi dati. Quindi semplicemente questo. Peraltro poi si tratta anche di, come dire, informazioni particolarmente sensibili, no? Perché chiaramente no, stiamo andando sostanzialmente a frugare nelle tasche, no, dei fornitori di altri paesi che non hanno nessuna intenzione chiaramente di fornire informazioni su come i loro processi produttivi avvengono ad altri paesi. Quindi questo è solo per dare una, diciamo, un'idea veramente della complessità del meccanismo e anche della poca sensatezza, diciamo, a mio avviso, di tutto il sistema di enforcement. Quali saranno gli impatti? Beh, quali saranno gli impatti? Gli impatti saranno che probabilmente, a parità di altre condizioni, assisteremo, diciamo, a un processo di delocalizzazione importante, perché sostanzialmente non è la prima volta che personalmente sento dire da delle imprese, è che appunto tutto questo poi determina costi ulteriori, no, per le imprese, e quindi chiaramente questo poi non potrà che determinare una risposta, no, di segno uguale dagli altri paesi, perché questa è una vera e propria di fatto politica, diciamo, protezionistica che l'Europa quindi sta mettendo in essere, peraltro, diciamo, in un contesto nel quale, diciamo, neanche si può permettere questa, diciamo, politica protezionistica. Quindi, per cui, ecco, gli impatti che io mi aspetto è un aumento, ma già lo vediamo, dei costi, quindi di natura gestionale e organizzativa. Successivamente ci sarà un impatto vero e proprio nel senso di natura finanziaria, perché chiaramente questo implica un aumento dei costi sostanzialmente di produzione, quindi delle imprese europee. Sì, per esempio, c'è stata tempo fa sul Financial Times, si dava conto di una forte protesta, per esempio, dell'industria europea delle pale delle turbine eoliche, perché loro dicevano che per effetto del CBAM, che appunto, come dicevamo all'inizio, non copre tutti i prodotti e sarebbe impossibile, ma copre soltanto alcuni prodotti e tipicamente delle materie prime, diciamo dei prodotti intermedi, non dei Corretto. prodotti finali, per effetto di questa cosa qua. Non converrebbe più importare parte dell'acciaio, importare altri materiali e lavorarle in Europa per costruire la pala, che tra l'altro è la parte dell'attività col maggior valore aggiunto, ma diventerebbe più conveniente importare direttamente la pala dall'estero. È evidente che questo in prospettiva può diventare un problema. Certo, anche perché ricordiamo che appunto poi tutto questo determina ancora una volta, no, un tema anche qui di competitività chiaramente, no, dell'Europa. Noi, voglio dire, siamo un continente che ha deciso sostanzialmente di fare della transizione energetica il principale driver di crescita economica, okay? Quindi di innovazione, crescita economica e occupazione. Ci siamo candidati ad essere il leader sostanzialmente globale, quindi della transizione energetica. Faccio molta fatica a capire come possa esserci, diciamo, un effetto dal punto di vista, quindi, della crescita economica, quindi del paese, se poi sostanzialmente continuiamo a far produrre pannelli e pale, diciamo, altrove, batterie altrove, perché questo poi significa non solo non sviluppare, diciamo, un'industria e quindi non generare valore, quindi per l'Europa, ma neanche, diciamo, poi sviluppare quelle competenze e quindi quel capitale umano che è il vero poi fattore, diciamo, che traina quindi la crescita di un paese.
Ecco, poi c'è un'altra questione che a mio avviso è importante e che paradossalmente viene relativamente meno affrontata in questo dibattito. Fino ad oggi noi abbiamo creato un sistema dove da un lato introduciamo dei costi aggiuntivi per le imprese, cioè le quote di CO2, eccetera. Dall'altro, per le imprese che hanno due caratteristiche, cioè quelle di essere ad alta intensità di energia e esposte al commercio internazionale, abbiamo compensato questo potenziale svantaggio competitivo attraverso la distribuzione gratuita di quote di CO2. In questa maniera ogni impresa riceve a inizio anno un certo numero di quote di CO2, mantiene l'incentivo a ridurre le proprie emissioni, perché se riduce le proprie emissioni la quota di CO2 la può vendere, ma diciamo se non, se per ragioni legate al processo produttivo e così via, può, diciamo, non viene svantaggiata dagli obblighi europei e può competere all'incirca ad armi pari o ad armi quasi pari con un concorrente estero. Nel momento in cui viene introdotto lo CBAM, a partire dal 2026, dovrebbe partire un phase out della distribuzione gratuita delle quote. Quindi, alla fine del processo, in teoria, queste imprese sul mercato interno europeo si troverebbero in qualche maniera protette dal CBAM e quindi, se tutto funziona, che è un grosso se, a combattere ad armi pari con i loro concorrenti esteri o con armi circa pari con i loro concorrenti esteri, ma sui mercati stranieri non avrebbero questa protezione perché dovrebbero, per produrre i prodotti in Europa, dovrebbero pagare le quote di CO2. Secondo te, dal punto di vista delle imprese esportatrici, c'è qualche, come dire, appiglio oppure il CBAM e la contestuale eliminazione della distribuzione gratuita di quote rischia di porre un'enorme ipoteca sul loro business? Beh, allora, rischia chiaramente di imporre, diciamo, delle condizioni piuttosto sfidanti, allo stesso tempo però occorrerà anche capire se, diciamo, questa, diciamo, potenziale fonte di svantaggio sarà compensata poi, a livello europeo da altre forme di intervento che, devo dire, insomma, in questi anni non sono mai mancate, no? Nel supportare anche dal punto di vista dell'alleggerimento, quindi dei costi energetici del comparto, appunto, no? Energivoro, quindi da parte, diciamo, della Commissione e degli Stati membri. Io credo che, e voglio anche sperare, insomma, che a fronte, diciamo, del cambiamento che avverrà a mesi, appunto, a livello europeo, quindi il rinnovo del Parlamento e della Commissione, si possa, diciamo, aprire, come dire, una riflessione un po' più lucida, un po' più pragmatica, diciamo, su quelle che sono poi le politiche energetiche di sostenibilità dell'Europa, perché a oggi, insomma, voglio dire, quest'ultima, diciamo, le politiche di quest'ultima Commissione europea, diciamo, sono state improntate molto, diciamo, al romanticismo e poco meno, diciamo, poi agli effetti, diciamo, che questo ha generato sulla competitività dell'Europa in un contesto, peraltro, che va mano a mano a complicarsi anche per ragioni diverse, voglio dire, quindi tutti noi, no, abbiamo visto gli effetti che il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, quindi, ha avuto anche un po' nel ridefinire quindi i rapporti con altre superpotenze da parte dell'Europa, quindi c'è Stati Uniti e Cina in particolar modo, c'è il conflitto in Medio Oriente, quindi noi ci troviamo sostanzialmente in un contesto nel quale l'Europa è fortemente dipendente per la messa, diciamo, a terra delle proprie politiche energetiche tra Stati Uniti, diciamo, e Cina sostanzialmente, essendosi poi sganciata quindi dalla Russia e si è resa ancora più dipendente da continenti come quello africano e del Medio Oriente, dove c'è un'instabilità politica intrinseca, diciamo, che risale, diciamo, alla notte dei tempi, e quindi, diciamo, rendersi poi ulteriormente meno competitivi con politiche, diciamo, ambientali, diciamo, che conosciamo, non è quello che giova sostanzialmente, diciamo, all'Europa, diciamo, alle imprese, diciamo, ma anche ai cittadini. Quindi probabilmente delle politiche ambientaliste e anche, diciamo, energetiche più in generale, un po' più, diciamo, pragmatiche, meno quindi così ecco, romantiche, come mi piace dire, sicuramente limiterebbero di molto, diciamo, gli impatti di natura poi macroeconomica che si stanno determinando. Ecco, ci stiamo avvicinando verso la fine della nostra conversazione, ma quindi ti chiedo un po' di prendere la sfera di cristallo. Abbiamo detto che abbiamo una fase sperimentale dal 2024 al 2026 e poi dal 2026 tutto il meccanismo dovrebbe entrare effettivamente in funzione. Nel mezzo, a giugno di quest'anno, abbiamo le elezioni europee.
dove la politica ambientale in generale è uno dei grandi temi di cui si dibatterà. La stessa presidente Ursula von der Leyen negli ultimi mesi ha fortemente rivisto le proprie posizioni. Secondo te, se dovessi fare una previsione, da qui al 2026 il percorso verrà confermato o potrebbero esserci degli aggiustamenti? Io credo personalmente che ci saranno degli aggiustamenti perché quello che sto vedendo, diciamo, nell'attività di supporto verso, diciamo, alcune delle imprese soggette all'obbligo di CBAM è onestamente, diciamo, una difficoltà importante nell'interagire in particolare con fornitori dislocati in paesi come Cina, India, Turchia, ma ne cito soltanto alcuni, e quindi poi nella raccolta delle informazioni, diciamo, necessarie. Oltre a questo c'è anche da dire che in questo momento si creerà poi anche una situazione in un certo senso di, come dire, no, di vacanza, no? Cioè nella misura in cui comunque, ripeto, ci sono delle cose da fare che non si sa poi se verranno effettivamente effettuate, no? Sulla congruenza e correttezza dei dati, soprattutto se ci sono le risorse per effettuarlo. Io penso che più in generale ci sia un malcontento dei grandi comparti industriali, diciamo, verso quelle che sono le politiche appunto energetiche europee, pensando al settore dell'automotive, Carlo, quindi per dirne una, non soltanto diciamo quello manifatturiero, diciamo, no, di altri comparti, come quello appunto dei comparti appunto diciamo più legati, no, all'acciaio, ai grandi, diciamo, vetro, diciamo carta, insomma, quindi ai grandi, diciamo, consumatori energy intensive. Quindi c'è un grande, diciamo, malcontento, penso anche che, voglio dire, le dinamiche politiche poi dei singoli stati, diciamo, membri lo abbiano dimostrato, perché c'è stata, diciamo, una virata abbastanza importante, paradossalmente, diciamo, a fronte di agende improntate, no, sulla transizione verde, poi tutte hanno investito in infrastrutture di fatto per il gas, no? Quindi, diciamo, c'è una presa di coscienza e spero che questo si possa effettivamente trasformare, no, in una riflessione seria, diciamo, e lucida sul da farsi, quindi. Ecco, un'ultimissima domanda e per chiudere tornerei al punto di partenza. Abbiamo cominciato questa conversazione parlando delle difficoltà amministrative, ma ne abbiamo parlato in generale. Che tipo di informazioni devono fornire le imprese importatrici? Perché sono un importatore di travi di acciaio. Che cosa devo dire alla Commissione europea in maniera tale che venga determinato il dazio, che devo pagare per l'importazione del mio prodotto? Il punto di partenza è la stima della CO2 prodotta dal consumo di elettricità e da altre fonti emissive a livello di intero processo produttivo, ok? Quindi che avviene nello stabilimento nel quale si produce una determinata tipologia di beni. Quando io determino il volume di emissioni dirette generate dal processo produttivo, chiaramente una semplice divisione, lo divido per le tonnellate prodotte, quindi al valore unitario lo moltiplico per le tonnellate appunto importate. Ma io per arrivare a quel volume di emissioni prodotte di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di informazioni del quali consumo di elettricità, qual è la fonte di approvvigionamento dell'elettricità consumata, quindi se tramite PPA piuttosto che da autoproduzione, se ho un impianto di cogenerazione, devo sapere in un determinato anno quanta parte, diciamo, del calore, della produzione è andata quindi in calore, quanta in elettricità e quanta parte, diciamo, del calore, prodotto è stato riutilizzato, diciamo, all'interno del processo produttivo. Devo poi sapere sostanzialmente come viene segmentato il processo produttivo, questo perché? Perché solitamente che cosa accade? Che nell'ambito dei processi produttivi di questi settori, soggetti a CBAM, che sono settori, diciamo, dove il processo produttivo è particolarmente complesso, in quel processo produttivo si producono anche, diciamo, i cosiddetti precursori, no? Cioè sostanzialmente gli input che servono poi alla realizzazione, diciamo, del prodotto finito. Quindi io devo, identificare i precursori utilizzati, se sono stati prodotti all'interno del mio ciclo produttivo o se li ho comprati, diciamo, da terze parti, perché solo in questo caso dovrò dichiarare a parte le emissioni generate da quell'acquisto. Dopodiché dovrò determinare quanta parte di quei precursori prodotti eventualmente all'interno del mio stabilimento sono impiegati nello stesso processo produttivo che porta il bene che importo, oppure se lo vendo fuori. Se il processo produttivo a un certo punto mi determina dei gas di scarto, se questi gas di scarto in quanta parte vengono riutilizzati nel processo produttivo e così via, nonché, diciamo, bisogna indagare anche quelli che sono gli strumenti di pricing già in essere e quello che è il prezzo quindi unitario. Quindi si tratta, diciamo, di una mole di informazioni
abbastanza quindi complessa. Considera anche un'altra cosa, che spesso e volentieri parliamo di gruppi industriali che fanno, diciamo, questa attività di import. E quindi che cosa accade? Che c'è anche la necessità di coordinarsi all'interno dello stesso gruppo affinché un determinato fornitore, okay, dove le diverse società del gruppo, diciamo, si interfacciano, pervenga un'unica dichiarazione, chiaramente, o comunque ci sia un'omogeneità di dichiarazioni che pervengono. Ora, figuriamoci per esempio, un soggetto che produce, diciamo, e esporta, che ne so, acciaio, diciamo, grezzo in Cina e che ha magari che lo esporta verso, non lo so, decine di imprese a livello europeo. Quindi, ecco, immagini solo la complessità e l'onere che grava su questo fornitore. Quindi a me pare, diciamo, veramente la manifestazione più alta, diciamo, della isteresi, diciamo, delle politiche energetiche europee, perché un meccanismo più complicato di questo, più costoso allo stesso tempo, più inutile di questo, diciamo, se non deleterio, non si poteva concepire. Ecco, grazie per questa botta di ottimismo finale. No, beh, realismo, cioè essere realisti, insomma. Quindi grazie Simona Benedettini, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo di mettere like su questa puntata, condividerla sui social, iscrivervi al canale, iscrivervi all'associazione, eccetera, eccetera. E ci vediamo alla prossima puntata. Grazie e buona giornata. Grazie a voi.